si parla di nuovo ospedale a Teramo, si parla di salvare il Mazzini, si parla di questo ricorso al TAR che la UIL ha fatto tramite insomma il proprio legale, un ricorso al TAR. Che novità ci sono oggi di Gianmartino? Novità che abbiamo depositato il ricorso, stiamo aspettando che venga fissata l'udienza. L'interesse a ricorrere è che noi siamo fortemente preoccupati di questa scelta di delocalizzare l'ospedale Mazzini di Teramo. È una scelta che va contro, diciamo, la salute, la cura dei cittadini di Teramo, perché indebitarsi da quello che ci hanno prospettato, ahimè non abbiamo avuto la possibilità di avere documenti, i piani di fattibilità, perché sembrano tutti segregati, come se si sta realizzando un'opera militare, anche questo non riusciamo a comprendere, si parla di un'opera civile, quindi bisognerebbe dare la possibilità a tutti di poter accedere a quelle che sono le motivazioni di questa scelta, illogica secondo noi. Siamo fortemente preoccupati perché indebitarsi ancora la ARS di Teramo per fare un mutuo di oltre 250 milioni significa ridurre ancora di più la cura dei cittadini teramani. Basta pensare dei lunghe liste d'attesa che ci sono, ahimè, anche diciamo a livello regionale, ma soprattutto a Teramo, che va a danno delle fasce più deboli, va a danno dei pensionati, va a danno dei monoredditi, va a danno dei disoccupati che per curarsi, per non aspettare anni e mesi per fare una visita, devono ricorrere a strutture private e non tutti se lo possono permettere. E soprattutto per quanto riguarda il personale, che c'è una forte carenza di personale con dei turni enormi, quindi immaginare di tagliare ancora le risorse per la sanità significherebbe, diciamo, un danno irreversibile per la città di Teramo, oltre al danno economico e sociale che si realizzerebbe nel delocalizzare l'ospedale civile di Teramo. Il Mazzini va bene così com'è? No, il Mazzini va assolutamente ristrutturato, ci sono già 120 milioni di euro che possono essere immediatamente utilizzati. Quindi non un nuovo ospedale, ma ci vogliono nuovi medici, un po' questa anche la situazione. Soprattutto, esatto, ci vuole il contenuto, lo dicono in tanti, ne siamo convinti. Ci vogliono medici, personale sanitario, personale tecnico per dare, diciamo, un minimo, per garantire un minimo di LEA alla provincia di Teramo. Sul nuovo ospedale, se è vero che bisogna fare un nuovo ospedale, secondo noi ci sono scelte alternative più logiche, più appropriate e più economiche. E sarebbe quello di lasciarlo a Villa Mosca. Se proprio la scelta dovrebbe essere un ospedale, c'è tutta l'area destinata, diciamo, attività sanitarie che è Casalena, dove anche lì si andrebbe, diciamo, con intervento, perché pensiamo a tutto il nuovo quartiere di Collatterrato che è collegato con Teramo, quindi una struttura lì non dispiacerebbe per avere un'armonia urbanistica e territoriale per la città di Teramo.